Ragazzi, quante polemiche inutili! Se avete seguito lo State of Play di PlayStation, allora saprete di Concord, il nuovo titolo multiplayer live service 5v5. E se ne avete visto il trailer, sarete di certo sconcertati nell'apprendere che la risposta dei giocatori, incredibilmente, è stata ampiamente negativa. Incredibile, non riesco proprio a capacitarmene. Ah sì! Forse ci sono! Sarà mica per la sua formula trita e ritrita senza la minima traccia di unicità? Beh sì! O meglio, dovrebbe essere. Mi spiego subito. I commenti principali sul video dello State of Play su YouTube riflettono un disinteresse generale per un altro clone di Overwatch o Valorant da parte di PlayStation, con una percentuale molto alta, circa l'80%, di pollice verso. Altri commenti sotto al video includono critiche come Concord, sembra esattamente il tipo di gioco che non giocherò mai. E Concord, uguale a Valorant, è uguale a Overwatch. Niente di nuovo qui dal fronte occidentale. No, quella è un'altra cosa. Molti ancora hanno espresso frustrazione verso il modello di gioco live service e che ogni menzione di 5v5, live service o battle pass è già un cattivo segno. Si è criticata anche la quantità di tempo dedicata a promuovere Concord e molti altri giocatori hanno continuato a deridere il gioco, chiedendo giochi single player con grafica decente, narrazioni e gameplay straordinari, motori open source per il modding e giochi completi senza bisogno di DLC o microtransazioni. Come se non sapessimo che anche se ciò dovesse per caso avvenire, ci sarebbero comunque una sfilza di lamentele incredibili perché i live service, il battle pass e i multiplayer 5v5 non sarebbero più a disposizione. Tra i tanti, ovviamente, non poteva infatti mancare chi urlava tutta la propria nostalgia per quelli che erano i titoli di punta di Sony. Ah, quando c'era lei! Vi ricordate quando dicevo che le critiche dovrebbero essere per la mancata unicità del titolo? Qui ora la parte divertente, perché molte critiche si concentrano sull'uso dei pronomi e sul design dei personaggi, su temi come diversità, equità e inclusione. Ovviamente anche la loro etnia è stata oggetto di discussione, noterete infatti che non vi si trova un personaggio di carnagione bianca. Ogni personaggio porta con sé una personalità unica, abilità e prospettive diverse. Incredibile, vero? Questi personaggi che osano essere diversi tra loro. Inoltre, è stato comunicato che ogni settimana, quando i giocatori loggeranno su Concord, verranno accolti con una nuova vignetta cinematografica, che mostrerà i personaggi fuori dal lavoro, sviluppando così le storie e le relazioni dei personaggi che approfondiranno anche l'universo di Concord. Nonostante queste intenzioni, la reazione dei giocatori è stata fortemente negativa. Le critiche sono state veramente tante, e la quasi totalità sottolinea che Concord sembra troppo focalizzato sulla diversità del design dei personaggi. Ossia mai che ci si azzardi a dare una personalità ai propri personaggi, eh? E anche, guarda un po', sull'inclusione dei pronomi. Le intenzioni di Firewalk Studios di creare un gioco inclusivo e con una narrazione continua hanno portato a una shitstorm allucinante, dove si accusa il gioco di essere l'ennesimo prodotto della cultura woke. Come se ciò sia stato fatto per propinarvi obbligatoriamente l'ennesima tiritera riguardo all'inclusività. Il mio punto di vista? Frega cazzi! Penso che chi crea un gioco, un universo narrativo di qualsiasi tipo e dà la possibilità di costruire un qualcosa secondo i suoi desideri, debba semplicemente farlo. E attenzione, perché ovviamente si intende anche solo per esigenze di mercato. Ricordatevi che non stiamo parlando di aziende no profit. La creazione, la costruzione dei personaggi è un processo fondamentale per dare caratterizzazione all'universo che si sta andando a creare, che può piacere o meno. Non deve necessariamente seguire i nostri gusti o le nostre idee. Si può non essere d'accordo con una scelta di character design, si può non essere d'accordo con il tipo di strada che prende un personaggio, ma hey bimbi, è così che funziona il mondo, no? O per strada incontrate solo persone fatte con lo stampino dei vostri canoni. Certo, posso capire che un robot con un genere assegnato possa far storcere il naso, siamo d'accordissimo. Lì avete tirato un po' la corda. Ma per il resto, secondo me, dovreste focalizzarvi sui veri problemi del gioco, palesi fin da subito e che potrebbero far morire questo titolo ancora prima della sua uscita. Ovvero l'assoluta mancanza di unicità, di identità. Tu lo guardi e l'impressione che hai è assolutamente qualcosa di già visto. Vedi Baldur's Gate 3? A quello gli stava per pigliare un infarto. Un casino per i pronomi e per Astarion Gay. E poi tutti muti davanti all'incredibile caratterizzazione dei personaggi e della qualità del gioco. Ma pensate sia una cosa degli ultimi anni? Ricordo che nell'89, quasi 40 anni fa, un personaggio trans e un personaggio gay comparivano nel gioco di Circuit Edge.
Nel gioco Nintendo di Earthbound uno dei personaggi secondari era Tony, un adolescente. Qualche anno dopo lo sviluppatore ha dichiarato: l'ho creato come bambino gay. Ma poi vi siete dimenticati i vari Dragon Age o Mass Effect? Quante critiche sterili. Trovo invece estremamente figa l'idea di proporre settimanalmente delle vignette cinematografiche per approfondire la conoscenza sull'universo di gioco e di chi ne fa parte. Peccato che molto probabilmente, a causa della poca unicità del gioco, non basterà. Se il video vi è piaciuto mettete il follow, lasciate un commento e noi ci vediamo in live sia su Twitch che su TikTok.